L'8 febbraio a Mogliano 10 comuni hanno firmato un atto di intenti per valorizzare le potenzialità turistiche di Treviso e Venezia. Cosa ne pensa? Ma si chiamano aree vaste, no? E quindi in questa logica di superare i confini comunali, come Treviso sta facendo con la Grande Treviso, credo che sia esattamente l'orientamento giusto, quello che ci indica l'Unione Europea, dove per andare a pescare dei fondi dobbiamo guardare a Bruxelles e per farci vedere da Bruxelles dobbiamo essere decisamente più grandi rispetto ai confini comunali. E quindi accolgo con entusiasmo e faccio i complimenti ai colleghi sindaci di Mogliano e di tutti quei comuni che hanno aderito a questa iniziativa, perché questa è la direzione giusta dell'aggregazione, che non significa fusione ma significa condividere degli obiettivi, condividere delle potenzialità e condividere anche degli strumenti che possono portare dei benefici al territorio. Se a Mogliano arrivano e ottengono degli ottimi risultati, ne beneficia anche Treviso, quindi io non posso che essere soddisfatto. Parliamo del PNRR. Sindaco, il Comune di Treviso è riuscito ad ottenere 6 milioni di euro per riqualificare le storiche mura cittadine. Le mura di Treviso diventeranno patrimonio dell'UNESCO? Ma questo è l'obiettivo che ci siamo posti, ma è l'obiettivo finale. Prima di arrivare a quel risultato, che sarebbe il coronamento di un percorso, dobbiamo partire da una fotografia dello stato di fatto, analizzare i difetti, le problematiche e costruire un percorso per arrivare ovviamente alla candidatura a patrimonio dell'UNESCO delle mura, che storicamente lo meritano e anche per le caratteristiche proprio architettoniche che ci rendono un unicum a livello mondiale, credo che le carte in regola ce le abbiamo. Per oggi non saremo pronti, abbiamo la possibilità di progettare, di investire 6 milioni di euro per riqualificare, rigenerare e soprattutto rendere le mura sempre più un museo a cielo aperto e sempre più inclusive, tanto che proprio in questi giorni stiamo realizzando la passerella che rende le mura della città di Treviso accessibili anche alle persone con disabilità, quindi sempre più luogo di cultura, luogo di storia, ma anche luogo di inclusione sociale. Cosa sta facendo il Comune di Treviso per sensibilizzare la cittadinanza in tema di sostenibilità ambientale? Beh, stiamo facendo davvero tanto. Adesso limitare la descrizione di tutte le iniziative ambientali in un'intervista che dura pochi secondi è davvero difficile. Dico soltanto che l'anno scorso siamo finiti in Finlandia a presentare la progettazione ambientale del Comune di Treviso, che è stata classificata nelle prime 5 città europee alla pari di Tallinn, di Lisbona, di Sofia, di Grenoble, quindi è stato per noi motivo di grande orgoglio. Non è stato un traguardo ma un punto di partenza. Abbiamo la possibilità di confrontarci con le migliori città europee da questo punto di vista e l'obiettivo nostro è quello di continuare ad alzare l'asticella della qualità della vita ambientale, quindi la forestazione urbana, il piano caldaie, la transizione ecologica che passa attraverso la rivoluzione del trasporto pubblico con mezzi a gasolio e mezzi elettrici, incentivare l'utilizzo della bicicletta, l'incentivare le buone pratiche dei nostri cittadini, quindi una rivoluzione anche della viabilità cittadina. Sono davvero tantissimi gli ambiti sui quali agire. Devo dire che però con grande orgoglio, a 3 anni e mezzo dall'inizio del mandato, abbiamo piantato più di 3.200 piante, però non a caso come in passato era stato fatto, ma seguendo un piano di forestazione urbana scientifico e costruito proprio per migliorare la qualità dell'aria. Quindi ringrazio tra l'altro l'assessore all'ambiente e tutta la squadra del settore ambientale del Comune di Treviso, perché sta facendo un lavoro straordinario, ma non lo dice il sindaco, lo dice la Commissione Europea, che ci ha portato appunto in Finlandia per presentare quelle che erano delle buone pratiche del Comune di Treviso.